chi commette il peccato è schiavo del peccato, diceva Gesù nel Vangelo che è stato proclamato. Però se il Figlio di Dio vi libera, diventerete veramente liberi. Il Signore Gesù è il liberatore ed Egli ci dà il suo spirito a coloro che lo riconoscono Signore e lo accettano come Salvatore, cioè accettano la salvezza che viene da Lui. Gesù dona lo spirito che libera. Libera dal peccato, dona lo Spirito Santo che compie l'opera della salvezza. Sì, la salvezza è stata operata da Gesù per tutto il mondo sulla croce. Una volta per tutte, Egli si è offerto in sacrificio per la remissione dei nostri peccati. Egli si è offerto per la nostra salvezza, però questa salvezza viene attuata in ciascuno di noi mediante l'opera meravigliosa dello Spirito. La salvezza operata dallo Spirito ha due aspetti, contiene due realtà già presenti nel Santo Battesimo, e cioè la remissione del peccato e la vita nuova. Questa sera vogliamo un po' focalizzare questa prima realtà della remissione, della distruzione del corpo del peccato dentro di noi una volta che noi siamo entrati nel mistero della salvezza. La distruzione del peccato è l'opera principale dello Spirito, cioè la prima, perché se non c'è distruzione del peccato, non c'è innesto di vita nuova. È lo Spirito che lentamente, inesorabilmente, penetrando in noi, opera questa salvezza distruggendo il peccato che è dentro di noi. E avviene così un cambiamento lento ma inesorabile dell'uomo vecchio nell'uomo nuovo. Come quello che avviene per esempio, per usare così un esempio a me tanto caro, di una pietra che prima era legno e poi è diventato legno silicizzato, legno pietrificato. Lungo il corso di millenni, ogni molecola di carbonio del legno è stata mutata, o meglio sostituita, da una molecola di silice. Pur restando intatta la forma, quel legno non è più legno, ha le apparenze del legno, ha la struttura del legno, le fibre del legno, però in realtà è silice, è pietra. Quel legno ne ha acquistato in durezza, in bellezza, in consistenza, può essere pulito, può acquistare una lucentezza speculare, diventa una pietra preziosa.
ce n'ho tanto nel mio laboratorio di questi legni silicizzati, bellissimi, meravigliosi. Erano legno, sono diventate pietre preziose. E l'opera dello Spirito, il quale penetra in noi e lentamente e inesorabilmente distrugge l'uomo vecchio e innesta l'uomo nuovo, innesta la vita di Cristo. Questa distruzione, che noi chiamiamo opera dello Spirito, è la distruzione del peccato, la remissione del peccato, che vi ho detto è l'opera prima dello Spirito, diciamo la più importante e immediata per noi. Quando il Signore Gesù dà il suo Spirito a chi lo accetta come Signore, la prima opera che compie lo Spirito è la distruzione del peccato, cioè la sostituzione di quelle molecole di carbonio in molecole di silice, ossia la sostituzione del vecchio uomo di peccato nel nuovo uomo. Ogni volta che nelle scritture del Vecchio Testamento è promesso lo Spirito, con la promessa dello Spirito è detto che egli purificherà il popolo dal peccato. Così in Ezechiele, così in Geremia. Ed anche nell'annuncio che troviamo in Luca, della venuta del Salvatore, fatta ai pastori, l'angelo dice: vi annuncio una grande gioia che sarà per voi e per tutto il popolo. E poi l'angelo ancora continua, così nell'altro testo di Matteo, che egli salverà il popolo dai suoi peccati. La venuta del Salvatore è connessa con la salvezza dal peccato. E quando Gesù, compiuta l'opera del suo sacrificio, morto e risorto, proprio il giorno stesso della risurrezione, comparisce agli apostoli, dona il suo Spirito, soffiando su di loro: ricevete lo Spirito Santo, rimettete i peccati. Cioè l'opera principale dello Spirito, quella immediata, è la distruzione del peccato, il grande nemico di Dio, il grande male che è venuto all'uomo per la sua caduta. Ed è lo Spirito che distrugge lentamente il peccato dentro di noi se noi lo lasciamo lavorare. Come avviene questa distruzione del peccato, o come direbbe San Paolo, del corpo del peccato? Ma che cos'è questo corpo del peccato che è dentro di noi? Ricordiamo ancora di un'immagine, riprendiamo l'immagine di una pietra. Questa volta è un carbonato, scusatemi queste similitudini. Siete stati mai in una grotta? Ecco che in alcuni punti della grotta tante volte si incontrano le stalagmiti. Che cosa è avvenuto? Che il carbonato di calcio, gocciando, così goccia a goccia, si è depositato in parte al suolo. Ha lasciato soltanto qualche molecola, ha lasciato soltanto poca polvere, perché il resto dell'acqua se n'è andata. Però accumulandosi, ecco che queste polverine di carbonato sono diventate una stalagmite.
Noi possiamo paragonare il corpo del peccato, che è dentro di noi, a una stalagmite. Una stalagmite che è cresciuta lentamente anche quando noi ci siamo confessati, anche quando noi abbiamo avuto dolore dei peccati. Il dolore imperfetto non distrugge tutto. Le confessioni imperfette lasciano qualche cosa. I proponimenti, soprattutto mancati, non distruggono tutto il peccato, ma lasciano accumulare materia sempre, ogni giorno di più, e si formano e rendono difficile lo stare in una grotta. Sono belle, sono meravigliose tante volte, ma non consentono un'abitazione. E allora che cosa fa lo spirito? Distrugge inesorabilmente tutte le stalagmite che sono i peccati accumulati dentro di noi, ossia distrugge il corpo del peccato, perché deve fare di questa grotta la chiesa di Dio, un'abitazione di Dio. Io ne ho viste alcune di queste chiese quest'anno andando in Cappadocia. Sono entrato in queste chiese rupestre scavate nella roccia. Tante di queste chiese rupestre erano di queste grotte naturali dove c'erano stalagmiti e stalattiti, ma tutto è stato ripulito perché di quella grotta ne venisse fuori una chiesa, un'abitazione di Dio. Una cosa simile fa lo Spirito Santo: distrugge in noi il corpo del peccato giorno dopo giorno, adesso vedremo come, per fabbricare dentro questa grotta, ripulita da stalagmite e stalattite, l'abitazione di Dio, la chiesa di Dio, dove egli possa abitare, dove possa essere reso un culto al Signore. Adesso uscendo fuori di metafora, fuori di immagine, perché le immagini possono anche non rendere bene la realtà, vediamo quest'opera dello Spirito passo passo dentro di noi. Che cosa fa lo Spirito Santo entrando in un'anima? Per operare in quest'anima la salvezza, per salvare questa persona da ogni peccato e fare di questa persona un'abitazione degna di Dio. Innanzitutto lo Spirito ci convince di peccato, lo dice Gesù, egli convincerà di peccato. Lo Spirito Santo entrando in un'anima, entrando in una persona, la illumina. Illumina cioè le stalagmiti e le stalattiti. Illumina l'ambiente. E noi nella luce dello Spirito vediamo il nostro peccato. Quanto più grande è la luce, più intensa la luce, tanto più noi ci accorgiamo del peccato che è dentro di noi. La prima opera dello Spirito è la illuminazione interiore. Chi non è illuminato dallo Spirito non si accorge del proprio peccato. Quanti cristiani dormicchiano e non vedono il proprio peccato? Quanti cristiani sono cisposi, cioè vedono poco e non si accorgono del loro peccato? Invece lo Spirito illumina la grotta, illumina l'anima nostra e noi vediamo il peccato. C'è un bellissimo salmo che dice, e qui salmo 139, tu mi scruti e mi conosci. È un salmo che se noi leggiamo così
adagio adagio, consentiamo al Signore di farci la radiografia del nostro intimo, e nella luce di Dio noi vediamo tutto il nostro mondo interiore. Tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo, tu conosci i miei pensieri, tu mi hai formato nel grembo di mia madre, tu eri presente quando io uscivo dal grembo di mia madre, tu sai tutte le mie fibre, le mie parole, e le conosci tutte, e i miei pensieri, i miei desideri, prima che io me ne accorga, già tutto tu conosci dentro di me, oh mio Dio. Ecco la luce dello Spirito, che mette a nudo, mette a nostra conoscenza il nostro mondo di peccato, il corpo del peccato. Beato chi ha questa luce dello Spirito, povero, miserabile, chi non ha questa luce dello Spirito perché si crede giusto ed è peccatore. Si crede santo ed è iniquo. È un fariseo, il quale stava davanti all'altare, aveva davanti i suoi piccoli meriti e si credeva santo ed era carico di peccato. Così siamo tante volte noi, non vediamo il nostro peccato. Non erano così i santi? Quando Isaia entrò nel tempio del Signore, in quella bellissima teofania del capitolo sesto, che leggiamo nel suo libro, quando vide i cherubini e i serafini che cantavano al Signore, santo, santo, santo è il Signore, e si trovò a cospetto di Dio, nella luce di Dio, si sentì tutto impuro. E allora disse, povero me, io sono una cosa impura, ed abito in mezzo ad un popolo del labbro impure. Non poteva stare davanti alla luce di Dio, si sentiva tutto nero, tutto impuro, perché? Perché era nella luce del Signore. E quando San Pietro si trovò davanti al Signore, e nel fulgore del Signore, alla parola di Giovanni, e il Signore si sentì povero e peccatore, e disse a Gesù, Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Ecco, era nella luce di Cristo che si sentiva peccatore. E quando Francesco, già santo, e con le stimmate, fu nella luce di Cristo, chiamò il suo fratello, frate Leone, e gli disse, per santa obbedienza calpestami, sputacchiami e dimmi la verità, e la verità è quella che ti dico, così meriti di essere trattato, o Francesco, peccatore, figlio di Pietro, peccatore. Era nella luce, i santi che sono nella luce della verità, nella luce dello Spirito, si riconoscono peccatori, vorrebbero quasi fuggire dalla luce di Dio perché vedono il proprio peccato. Questa è azione dello Spirito, chi vede il proprio peccato, chi è inorridito dalla vista del proprio peccato, quello è un uomo sotto l'azione dello Spirito. È la prima azione molto importante che fa lo Spirito dentro di noi, ed è l'inizio della salvezza, è il primo passo della salvezza, perché è lo Spirito che ha convinto l'uomo di peccato, che ha illuminato l'uomo circa il proprio peccato, attacca subito il cuore e mette nel cuore il dolore, mette nella volontà il proponimento, come subito vediamo. Lo Spirito attacca il cuore. Ancora lo Spirito scende nelle profondità del cuore e mette in evidenza tutto il marcio che c'è nel cuore. Perché nel cuore dell'uomo, come dice Gesù,
c'è da sentire di ogni vizio. Un cuore che deve essere ripulito, perché deve diventare abitazione di Dio, stabile dimora di Dio, deve essere l'altare di Dio, dove si compie il sacrificio di Cristo presente nelle profondità dell'essere umano. Dice Gesù nel capitolo 7 di Marco, a proposito delle cose pure e delle cose impure, dei bicchieri lavati e delle mani sporche con cui si mangia, dice proprio ai farisei, non è quello che entra nell'uomo dal di fuori che inquina l'uomo, ma è quello che esce dal cuore, è lì che è l'iniquità dell'uomo. Ed enumera 12 intenzioni cattive che si trovano nel cuore dell'uomo. E questo fondo del bicchiere che tu devi ripulire, o fariseo, dice, non l'esterno del bicchiere, è l'interno che importa. E le stesse cose fa lo spirito, penetra nel cuore e ripulisce il cuore dalle intenzioni cattive, dai desideri cattivi, dalle passioni cattive, dalle tendenze cattive, ossia metti in chiaro tutto quanto di marcio c'è nell'uomo, depositato dal peccato, molecola per molecola, giorno dopo giorno, mette tutto a nudo, è opera dello Spirito. E quando lo Spirito ha messo a nudo le profondità della nostra coscienza, allora noi cadiamo per terra come Pietro, come Isaia, come i santi, come Gemma Galgani, come Francesco, e diciamo: Signore, sono un peccatore, sono una peccatrice, Signore, il mio peccato è grande, Signore, io sono una schifezza davanti a te, salvami, Signore. E il Signore che nel fondo del cuore dà il dolore triturante del peccato. Ecco allora il secondo punto, cioè la seconda azione dello Spirito, la triturazione del peccato, ossia quella stalagmite o quella stalattite viene triturata, viene ridotta giorno dopo giorno in polvere e attraverso la misericordia di Dio viene lavato quella grotta, ossia quel carbonato accumulato e polverizzato viene buttato fuori in modo che si faccia piazza pulita di tutto ciò che è in noi. Quello è un momento importante, fratelli e sorelle, il dolore del peccato è un dono dello Spirito. Guardate, una delle più grandi grazie che dovete chiedere al Signore ed una delle più grandi grazie che Dio può dare, uno dei più grandi doni è il dolore dei peccati. Non un dolore così, ma il dolore triturante, quello che noi chiamiamo contrizione, una contrizione perfetta, opera dello Spirito, assecondata da noi. Quella contrizione tritura tutti i peccati e li manda fuori. Chiediamo al Signore questo dolore. Però il dolore deve essere così, diciamo, cristificato. Che cosa voglio dire? Dobbiamo avere il dolore del peccato, ma è lo Spirito che lo fa, nella luce di Cristo. Il mio peccato mi sta sempre davanti agli occhi. Ma è Cristo che è morto per il mio peccato. Per i miei peccati io ho crocifisso il Signore. Dice Paolo nella lettera dei Romani che noi di nuovo col peccato crocifiggiamo Cristo. Ogni peccato che commettiamo è un ripetere la crocifissione di Cristo. Guardiamo con i nostri occhi, è lo Spirito che ci dà la visione, il capitolo 53 di Isaia, ecco l'uomo dei dolori, per i nostri peccati
egli è stato stritolato, è diventato tutta una piaga, dalla testa ai piedi, per i misfatti del suo popolo. Ossia Cristo ha patito per il mio peccato, Cristo è stato sfigurato per il mio peccato, io ho ucciso Cristo, ho trafitto Cristo, lo diceva anche Pietro, alla plebe di 3.000 persone, voi avete ucciso Cristo, ma non è stato loro ad uccidere Cristo, ma erano peccatori, e il peccatore ha ucciso Cristo, uccide continuamente Cristo, noi siamo gli uccisori di Cristo, del Signore, siamo gli uccisori del Signore che dà la vita. E allora davanti a queste trafitture che noi facciamo a Cristo, ecco nasce in noi il dolore vero, il dolore perfetto, perché noi abbiamo ucciso il Cristo, mediante il nostro peccato. E allora noi guardiamo, come dice Zaccaria, a colui che hanno trafitto e faranno pianto, come si fa il pianto per il primogenito che è stato ucciso. Ecco il pianto dei santi, il carbonato che si scioglie. Ecco il pianto dei santi di fronte ai propri peccati, perché nella luce di Cristo, nella passione di Cristo, trovano un incentivo al dolore per i propri peccati. Attraverso il dolore, considerando la passione del Signore che al vivo è messa davanti ai loro occhi, distruggono il corpo del peccato e lo Spirito Santo che suscita nel cuore dell'uomo il dolore del peccato, mettendo davanti agli occhi dell'uomo la crocifissione di Cristo, la morte di Cristo, la passione del Signore, tutti i dolori del Signore, e inducendo nell'uomo il lavacro, il pianto, le lacrime, lo scioglimento, e allora quel dolore distrugge il corpo del peccato. Il terzo atto che fa lo Spirito, penetrando in noi, per condurre così a compimento la distruzione del peccato, quest'opera meravigliosa che lo Spirito deve fare con la nostra collaborazione, è la estirpazione definitiva del peccato. C'è un bellissimo testo che ho letto poco fa in Pietro, la prima lettera, quarto capitolo, cominciando i primi tre versetti. Dopo questi tre versetti, in cui l'Apostolo ci esorta a distruggere il peccato che è dentro di noi, assecondando l'azione dello Spirito, poi ci dice basta, basta con il peccato, dovete dire basta, così con una frase molto forte, basta con il peccato. Questo si chiama proponimento, è lo Spirito che ce lo suggerisce, ed è là dove noi spesso manchiamo, ed è per questo mancata proponimento che si formano dei stalagmiti. Finché non abbiamo noi un proponimento di evitare il peccato, noi non distruggiamo la radice del peccato. Si deve al mancato proponimento la caduta facile nel peccato, gli stessi peccati, gli stessi difetti, gli stessi vizi, le stesse passioni. Non diciamo basta, non abbiamo un proponimento serio, non distruggiamo nella forza dello Spirito il nostro peccato, o meglio la radice del peccato. Ci contendiamo di prendere il rame del peccato, cioè la ramificazione del peccato, di presentare al sacerdote anche le cadute che abbiamo fatto, ma non andiamo oltre. Non proponiamo di estirpare la radice,
non proponiamo di emendarci dal peccato, ed è lì che è il nostro grave errore, è lì che noi costruiamo il corpo del peccato dentro di noi e non permettiamo alla vita dello Spirito di instaurarci in noi e di raggiungere la pienezza. Ma è lì che viene lo Spirito il nostro aiuto. Egli distrugge il corpo del peccato producendo in noi, mediante i doni interiori, quelle disposizioni necessarie per essere fedeli a Dio. I doni interiori servono a renderci più docili all'azione dello Spirito, agli impulsi dello Spirito. Attraverso questi doni, lo Spirito attacca la nostra mente, attacca il nostro cuore, attacca tutte le facoltà nostre e cerca di estirpare le passioni e le tendenze. È un'azione che noi dobbiamo favorire, è un'azione dello Spirito. Da noi non ci riusciamo, ma lo Spirito, con la nostra collaborazione, arriva ad erodere in profondità tutti questi vizi, queste tendenze, queste passioni. Coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù, ci dice Paolo ai Galati, hanno crocifisso la propria carne con i vizi e le passioni. Qui abbiamo l'opera ascetica che fa lo Spirito Santo. Mediante un'ascesi continua, mediante una sorveglianza continua che lo Spirito fa dentro di noi, noi arriviamo così a sradicare i vizi e le passioni, proponendo ogni giorno di più di essere santi e di non peccare, di non cadere negli stessi peccati. Ma è un'opera che da noi non possiamo condurre a termine. Qui ci vuole il sangue del Signore. Fratelli e sorelle, il sangue del Signore dove lo troviamo? Il sangue del Signore lo troviamo in due grandi sacramenti, nel sacramento della confessione e nel sacramento dell'Eucaristia. È il sangue di Cristo che distrugge il corpo del peccato, quel sangue di Cristo che lo Spirito di Cristo fa scorrere dentro di noi. Quando noi ci confessiamo e ci confessiamo bene, assecondando l'azione dello Spirito, noi riceviamo una grazia particolare. È il sangue di Cristo che erode il nostro peccato, distrugge il corpo del peccato che è dentro di noi, ma soprattutto nell'Eucaristia ben ricevuta, che noi beviamo il sangue del Signore, e il sangue del Signore distrugge il nostro peccato, il sangue del Signore ci libera dal nostro peccato, e allora che Cristo ci rende liberi, ci affranca e non siamo più schiavi del peccato. Fratelli e sorelle, ecco l'opera dello Spirito. Ecco l'opera dello Spirito che noi dobbiamo assecondare. Io non mi dilungo perché il tempo ormai prefisso è terminato, ma vorrei a questo punto, prima di passare, o meglio non passando, ai punti successivi, io vorrei fermarmi un momento per invocare il sangue del Signore, nello Spirito del Signore, il sangue del Signore che deve purificare l'anima nostra, che deve salvarci. Nel sangue del Signore c'è la sorgente della vita. Invochiamolo spesso, il sangue di Gesù, e noi saremo liberi dal peccato. Invochiamo spesso il sangue del Signore nelle preghiere, ma riceviamo con devozione il sangue di Cristo nella confessione e nella comunione.
e il sangue di Gesù estinguerà il nostro peccato, dice Giovanni. Se la nostra coscienza ci accusa di peccato, abbiamo Gesù Cristo giusto, che distrugge il nostro peccato e lo distrugge col suo sangue. Questo sangue ce lo dà lo Spirito Santo. Lo Spirito di Cristo fa l'Eucaristia. Lo Spirito di Cristo è presente proprio nella confessione. È lo Spirito che ci lava con il sangue del Signore e ci fa belli, distruggendo il nostro peccato, fa di noi l'abitazione di Dio, la casa di preghiera. E allora invochiamo nello Spirito Santo il sangue del Signore.